una cittadina del Piemonte viveva nell'Ottocento un uomo molto curioso. Studiava diritto, scriveva, dipingeva e suonava divinamente. Si chiamava Giovanni Piumati. La sua più grande passione era Leonardo da Vinci. Girò l'Europa per cercare le sue opere e trascriverle. Fiodor, l'ho trovato! Quando il vento non regna nell'aria, allora il nibbio batte più volte l'aglie, in modo tale che esso si leva in alto e acquista impeto, col quale impeto esso poi, declinando alquanto va, lungo spazio senza battere aglie. E quando è calato, questo calare s'usa in modo di riposarsi plaria. Questa volta volerò. Chissà se potrà mai funzionare. Questo battimento d'ali reca fatica, ma in vero questa macchina parrebbe volare. Ma allora forse, chissà. Molti anni dopo, Leonardo è riuscito davvero ad arrivare sul pianeta del sogno. Una copia del suo famoso autoritratto è atterrata su Marte, a bordo del Discovery, e pare che susciti molto interesse. God.